invece 2-0. Abbiamo qui in postazione sicuramente l'artefice principale, anche se poi il merito è da condividere con tutta la squadra, della resurrezione della Virtus in questa stagione agonistica. Stiamo parlando del presidente Claudio Toti, un ritorno in semifinale dopo 5 anni, e ora questo sogno che si chiama finale scudetto che continua. 2-0, anche se ora andare a Pianella sarà durissima. Ma abbiamo fatto una partita molto importante oggi perché era difficile, Cantù era molto motivata e noi dovevamo conservare questo vantaggio del campo che per noi potrebbe essere fondamentale. È chiaro che siamo a meno di metà del cammino, Cantù è un campo difficilissimo, lo sappiamo, e abbiamo visto che le forze in campo sono molto equilibrate, quindi ogni partita fa storia a sé. Noi dobbiamo metterci quanto ci stiamo mettendo adesso, tanto cuore, tanta voglia di vincere e tanta voglia di arrivare a quella finale che speriamo tutti. Presidente, cosa le è piaciuto di più in questi 2 giorni di grande pallacanestro qui al Palatiziano? Il pubblico, la capacità di non mollare mai da parte della squadra, l'allenatore, cosa? Io credo che il pubblico ha detto alla squadra di non mollare mai. Questi giocatori e l'allenatore lo sentono e per loro è fondamentale questo. Abbiamo ricreato un ambiente molto positivo e una spinta fondamentale per la squadra. Sono ragazzi giovani, sono ragazzi che hanno bisogno di essere sostenuti anche quando sbagliano, e questo per noi può essere l'arma vincente. Presidente, come si spiega una stagione così importante? Doveva essere una Roma che si approcciava al campionato con un basso profilo e invece è arrivato addirittura al 3° posto in regular season e ora, come detto, il sogno sta continuando. Va bene, ogni anno quando si inizia la stagione non si sa mai bene qual è l'obiettivo. Noi l'abbiamo sbagliato tante volte, pensavamo di aver allestito squadre per poter competere per lo scudetto, invece poi abbiamo deflatto dei flop clamorosi. Questa squadra è partita a luci spente, è partita però con la convinzione di essere un gruppo. Il gruppo nel basket è molto importante. Quando poi a questo gli metti un capitano come Datome, ecco, probabilmente, presidente, uno dei segni del destino è stato proprio Datome, la conferma di Datome, come ha deciso di rimanere. Forse sì, ma come ho deciso, come ha deciso e come abbiamo deciso insieme non lo so, e quest'estate forse sentivamo tutte e due che potevamo sperare qualche cosa di importante per Roma. Lui l'ha voluto, io l'ho voluto, e quando, come dico, ci sono due persone che vogliono la stessa cosa si ritrovano facilmente gli accordi. Coach Michelini. Presidente, è emozionatissimo, ci fa piacere vederlo emozionato. La magia della pallacanestro, è vero? Non ci si può staccare da questa cosa meravigliosa quando si vive una serata come questa. Ma guardi, è vero, io quest'estate veramente sono stato a un momento in cui stavo prendendo una decisione che oggi rinnegherei tutta la vita. Poi forse l'affetto di una parte del pubblico, la convinzione di alcuni dello staff, la convinzione dei miei figli che mi hanno spinto ad andare avanti e non mollare quando nel momento della difficoltà, devo dire grazie a loro, perché se oggi siamo qua a condividere una gioia così bella è anche grazie a loro. Grazie a lei, presidente, per essere stato con noi in questo post partita. Complimenti per la vittoria. Abbiamo detto serie ancora apertissima, lo ha ricordato anche il presidente Toti.